Leana Gabriella Ungur, reduce da questa bellissima vittoria, allora come ci si sente? Molto contenta, sono molto contenta, molto felice. Mi dispiace che non la posso godere solo stasera perché domani riparto per un altro torneo, quindi sai, devo essere concentrata. Ti vedremo a Tallinn, ci hai detto a microfoni spenti, e poi agli US Open, quindi adesso si alza anche alle vette del tuo tennis, bisogna sempre puntare sui traguardi più importanti. Sì, è stato praticamente il mio obiettivo dall'inizio dell'anno, siccome avevo una classifica un po' più bassa, mi sono messo l'obiettivo di giocare in qualificazione agli US Open e grazie a Dio l'ho raggiunto. Quindi sono molto contenta, vado non fiduciosa perché ho giocato bene, quindi vediamo. E poi insomma ti godi questo straordinario quarter, ti hai realizzato il quarto torneo di questo anno, questo 2010, da $25,000 che ti porti a casa, ricordiamo, vado con Sarajevo, Firenze. Sai, però per io non so giocare a poker, non ci ho pensato neanche a questa cosa perché ho preso una partita per volta. Quindi me la sono goduta, cioè ogni torneo ha avuto una storia diversa, anche a Sarajevo è stata molto dura. Ma a Matteroni mi sono sentita veramente come a casa. Un ringraziamento per questa vittoria a chi va? Un ringraziamento a tutto il mio staff, i miei due maestri, Ettore Rossetti e Caterina Nozzoli, al mio marito, e ai miei genitori, tutti quanti che mi sono stati vicino, perché veramente senza di loro non penso che la potrei fare. E vabbè, facciamo tanti complimenti anche noi e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Grazie mille, non per ultimo, grazie anche a voi, siete stati bravissimi tutta la settimana. Grazie mille. Grazie, ciao. Oh. Eccoci qua.